Forse dobbiamo darci ancora due coordinate per capire meglio l'ambito in cui ci muoviamo. Tu parli di scienza e diplomazia, di diplomazia scientifica, e poi fai una distinzione di tre aspetti, tre pilastri, li chiami nel libro, in cui si concretizza la diplomazia scientifica. Ecco, ce li potresti illustrare poi con qualche esempio pratico per capire meglio? Sì, assolutamente. Allora, questa è, in realtà è una storia abbastanza, anche questa è una storia nelle storie, nel senso che appunto parlavamo poco fa degli Authentic Habitat che sono del 1055, già dell'anno 1000, ma in realtà il primo documento che abbiamo di contatti tra l'impero romano e l'impero cinese, cioè la prima ambasceria. Che in realtà non era neanche formale, nel senso che era un commerciante probabilmente del Mar Caspio che si spacciava per l'imperatore romano e andò a parlare con i cinesi, ma poco ci interessa. La cosa interessante è che andando a parlare con l'impero cinese, lui portò pelli, ori e quant'altro e un trattato di astronomia. Perché? Perché qui entriamo nel grande tema della cosiddetta neutralità della scienza, nel senso, parlando di astronomia, si parlava un linguaggio che era sostanzialmente universale, che era sempre esistito, però a cui nessuno aveva prestato troppa attenzione. Quindi nasce il termine di science diplomacy, e però si trovano davanti a una grande matassa di argomenti, di esempi, e cercano di strutturare, di schematizzarli all'interno di questi tre pilastri. Questi tre pilastri sono la scienza nella diplomazia, la scienza per la diplomazia e la diplomazia per la scienza. Gli anglosassoni amano fare questi giochi di parole. Vi faccio alcuni esempi per districare, perché sono due parole che si mischiano. Allora, quando si parla di scienza nella diplomazia, l'esempio più classico, l'esempio proprio da scuola, è i trattati sul clima. Voi sapete che con Rio, con la grande conferenza, il summit della Terra di Rio all'inizio degli anni 90, si forma l'IPCC, che è un gruppo di esperti, di scienziati, climatologi, fisici e quant'altro, con il compito di informare decision maker, i politici, sullo stato dell'arte della conoscenza sul clima al momento. E quindi ogni tot loro pubblicano un report abbastanza corposo in cui dicono: in questo momento noi sappiamo questa cosa qua. E quindi la scienza nella diplomazia, nel senso che la scienza aiuta, fornisce degli strumenti ai politici. Poi ci sono i due gemelli speculari, come chiamo spesso io, che è la diplomazia per la scienza e la scienza per la diplomazia. È abbastanza intuitivo, si parla di diplomazia della scienza per tutte quelle attività che vedono, diciamo, il primo passo fatto dai politici in favore di una scienza. Esempio classico sono i grandi progetti di big science, la cosiddetta big science, cioè progetti enormi che uno Stato da solo non riuscirebbe a finanziare e quindi si mettono in consorzio per riuscire ad arrivarci. Uno degli esempi classici, anche qua, è la Stazione Spaziale Internazionale. Quella fu una volontà politica di mantenere, dare un obiettivo a una comunità di fisici ex sovietici che avevano un livello di conoscenza altissimo, ma non avevano più uno Stato sostanzialmente a supportarli, per cui si crea ovviamente anche per un fine scientifico, perché è il più grande, cosiddetto più grande laboratorio creato dall'uomo, però aveva la prima volontà, l'input fu dato dalla politica. Viceversa, esistono tanti esempi, e tra cui anche il sistema Trieste, in cui sono gli scienziati, o l'ICTP, il Centro di Fisica Teorica, sono gli scienziati che danno il primo input, cioè gli scienziati vanno dai decision maker, dai decisori politici e dicono: guardate,
qua c'è un'occasione, dovete aiutarci a creare questa nuova realtà. Quindi, ripeto, i tre pilastri sono la scienza nella diplomazia, la diplomazia per la scienza e la scienza per la diplomazia. È un gioco di parole, ma se uno ci presta un po' di attenzione riesce a capire che hanno un senso, ecco. Dunque, mi leggo proprio a questo, perché il libro si apre parlando di questo istituto ebraico che viene fondato all'inizio del Novecento nella Palestina moderna, della Palestina di allora, ed è l'esempio di una comunità internazionale, dici nel libro, per definizione, che rappresenta un po' questi tre pilastri, perché, cioè quelli della diplomazia scientifica, la scienza della diplomazia, perché questo istituto Technion è un'opportunità di crescita e innovazione, specialmente per quei territori. La diplomazia per la scienza, perché le autorità politiche europee, quindi qui la politica, come dicevi tu, con un ruolo importantissimo, danno il loro appoggio alla costruzione di questo centro e naturalmente anche lavorano perché venisse dato permesso da chi governava quei territori perché questo centro venisse aperto, e la scienza per la diplomazia, perché questo centro, il Technion, avrebbe aiutato naturalmente anche lo sviluppo economico di quei territori, e non soltanto, ma almeno a quei tempi si pensava, le relazioni tra la popolazione residente e i nuovi arrivati che stavano arrivando dall'Europa, e non soltanto la comunità scientifica che avrebbe fatto parte di questo centro. Ecco, questo è un esempio del passato. In realtà oggi, lo dicevamo nell'introduzione, c'è tanto bisogno di scienza nella diplomazia, probabilmente, ovviamente in senso buono. E mi sono segnata anche quello che ha detto proprio il presidente Mattarella quando è venuto poche settimane fa qui in università in occasione del conferimento della laurea honoris causa, e ha parlato proprio della collaborazione tra università che fanno o dovrebbero fare da ponti di dialogo anche tra paesi che in un determinato momento storico non dialogano tra loro. Le sue parole sono state: se si recide questo collegamento, questo prezioso scambio di riflessioni, di collaborazioni, di esperienze, non si aiutano i diritti, non si aiuta la libertà nella pace, ma si indebolisce la forza del dibattito, della critica e del dissenso. Si aiuta il potere, quello peggiore, che ha sempre cercato di tenere isolate le università del proprio paese e impedirne il collegamento con quelle oltre confine. E quindi, diciamo, arrivo a uno spunto di riflessione che dà il tuo libro e che danno anche queste parole: se è vero che la scienza è un incredibile propellente per la pace, è anche vero però che la scienza è stata sempre fondamentale anche per la guerra. E pensiamo alla figura, per fare un esempio, a persone che magari il tuo libro ancora non l'hanno letto e lo leggeranno, ma che invece magari hanno visto un film che quest'anno ha girato molto, cioè quella di Oppenheimer, ed è ovviamente una figura fondamentale di scienziato prestato alla politica, alla storia in realtà, e che comincia con scienza nella diplomazia o comunque nelle relazioni internazionali, finisce naturalmente, come tutti sappiamo, per fornire lo strumento che, è vero, sì, chiuderà la Seconda Guerra Mondiale, ma che naturalmente ha generato i drammi che conosciamo. E quindi in questo libro si raccontano storie di uno e dell'altro tipo, cioè storie di scienza che aiuta la diplomazia, ma anche storie di scienza che in verità invece hanno generato grandi dubbi, o non soltanto etici. E quindi io partirei forse, lasciandoti la parola, su quella che è stata la storia che a noi, ne parlavamo anche prima, ha colpito di più, che è quella di Shishiro, lo scienziato giapponese che operò in Cina all'inizio del Novecento, inizio metà Novecento, e che appunto ha colpito molto nella lettura, perché è una storia che intanto penso che tutti dovrebbero conoscere per le inimmaginabili conseguenze che ha avuto il suo lavoro sulla popolazione cinese di quei tempi, ma anche per la riflessione che poi tu fai sul finire di questo capitolo, e che parla appunto della neutralità della scienza, cioè la scienza può essere davvero neutrale, e quante questioni di etica solleva, sia
sia in senso positivo sia in senso negativo. Questa è una storia che secondo me potremmo raccontare adesso, visto che probabilmente alcuni dei nostri ascoltatori non la conoscono. Sì, sì, perché appunto quando ne parlavamo prima è una storia tragicamente interessante, e però in Occidente poco conosciuta. In realtà in Oriente è molto conosciuta perché è ancora molto forte. Allora, cerco di farla più breve possibile. Siamo nel periodo in cui l'impero giapponese è in una fase di aggressione verso l'esterno, si vuole appunto, cioè, diciamo, dall'arcipelago originario si sta cerca di conquistare porzioni di terra che ovviamente sono la vicina Corea e quindi la Cina. La Cina, che è un impero in fase di disgregazione. Ishishiro è un medico, prestato nell'esercito, poi diventerà generale. È un medico molto brillante, riesce a creare un sistema per bloccare un'epidemia che era in corso in Giappone, per cui diventa l'eroe nazionale. Viene trasferito, si potrebbe dire con pieni poteri, nel neonato Manciukuo, che era lo stato fantoccio che è stato creato nella ex Manciuria, cioè nel nord della Cina. Viene trasferito lì perché? Perché il Giappone capisce che con le recenti scoperte di biologia si doveva in una qualche maniera armare di avere un arsenale biologico, quindi avere delle malattie infettive di base da usare come strumento di guerra. Però era molto indietro, in realtà era un settore ai tempi d'avanguardia, anche se in realtà le epidemie sono sempre state usate in guerra, ma in maniera scientifica no, per cui viene mandato in Cina, nel Manciukuo, e lui lì costruisce un'enorme fabbrica che formalmente era una falegnameria. Infatti le cavie che userà sono chiamate maruta, cioè pezzi di legno, che è tipico della disumanizzazione negli esperimenti su esseri umani. Insomma, lui inizia a fare questi esperimenti, si stima che, diciamo, la stima più probabile è che almeno 500.000 di persone siano morte negli esperimenti, però, e quindi io dico sempre, il paragone che ci viene immediato è quello con Mengele, ok? In realtà no, sono due figure totalmente diverse, innanzitutto perché Ishishiro fa degli esperimenti realmente scientifici, cioè lui arrivava in un villaggio cinese con un agente, un virus, un batterio, arrivava nel villaggio cinese, innanzitutto studiava bene la geografia del luogo, studiava bene dove erano i quartieri poveri, dove invece c'erano i pozzi d'acqua, cioè scientificamente mappava il villaggio e poi iniziava l'esperimento, metteva l'agente nel pozzo e vedeva in quanto tempo tutti nel villaggio si ammalavano e prendeva i dati, e così su migliaia e migliaia di villaggi. Poi a un certo punto lui inizierà anche altri tipi di esperimenti, ma lui si ritrova al termine della guerra, quando c'è la resa del Giappone, si ritrova con una mole di dati, che sono dati scientifici, ripeto, cioè sono dati utilizzabili, e però lui stesso ammette, dice, io lo so di aver fatto una cosa fuori da qualsiasi confine etico-morale. Lui lo sapeva benissimo. Lui si giustifica dicendo, ma il mio obiettivo era la grandezza dell'imperatore, ossia la grandezza del Giappone. Questa, diciamo, prevaricava qualsiasi altro tipo di diritto o di vincolo. Però fatto sta che, a differenza ad esempio di Mengele, che in una qualche maniera è costretto a fuggire, lui non fugge. Lui non fu mai processato ufficialmente. Perché? Perché arrivò dagli americani e gli disse, bene, io ho questi dati, voi ne avete bisogno
da morire perché non riuscite a fare esperimenti come li ho fatti io, perché ovviamente non potevano fare esperimenti su intere comunità di esseri umani, ovviamente. Quindi io ho dei dati che voi non potrete mai avere, io ve li cedo, vi do la mia conoscenza scientifica in cambio di un lascia passare. Infatti lui morirà di tumore, anziano, da uomo libero, senza mai essere stato processato. L'unico vincolo che gli danno è che non potrà formalmente rientrare in accademia, non potrà formalmente più essere un professore all'università, però capite che non è una cosa così terribile. E quindi secondo me la storia di Ishichiro è veramente interessante, perché questo è un criminale di guerra che però usa la scienza in una maniera, cioè usa da una parte la neutralità della scienza, perché i dati che lui produce di per sé sono dati, cioè non hanno una valenza morale di per sé, però in una maniera almeno amorale, o meglio immorale, e soprattutto anche per fini personali, perché si salva lui stesso. Per cui è una figura veramente interessante nella tragedia, perché nella poi sua esatto, nella sua negatività, però è una figura estremamente interessante, anche perché appunto scardina un po' quell'idea che abbiamo di una scienza che comunque è asettica, è neutrale, dice solo la verità. In realtà la scienza, come tutte le attività umane, è appunto fatta da uomini, e quindi con tutto il nostro portato personale, di idee politiche, di convinzioni anche religiose e quant'altro. Ecco, allora il libro è ricco di tante di queste storie. Tu adesso hai appena accennato a Mengele, sappiamo che c'è stato dopo la Seconda Guerra Mondiale una corsa da parte delle due grandi potenze vincitrici, gli Stati Uniti, ma per altro verso anche l'Unione Sovietica, ad accaparrarsi, no, gli scienziati nazisti, perché appunto potevano essere utili. Meno conosciuta però è una storia simile per certi versi, quando l'Egitto partecipa a questa corsa nel suo piccolo, però un Egitto molto ambizioso, gli anni 50 credo, no? Quindi con Nasser che cerca di dare un ruolo di primo piano, perlomeno nella politica regionale medio orientale, all'Egitto, cerca anche lui di dotarsi di nuove armi, facendo leva sulla conoscenza elaborata dagli scienziati nazisti, ma questo dà il via poi a un'operazione, chiamiamola di controspionaggio, o comunque di repressione militare di questo tentativo, operazione spada di Damocle, no? La definisce. C'è un capitolo che ne tratta nel libro e che apre anche questioni che vanno al di là della stessa fattualità, diciamo, di quanto avvenuto, ma pone dei problemi proprio sul ruolo degli scienziati. Sì, 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 anche questa è una storia molto interessante. Appunto, come dicevi, Nasser voleva costruirsi un arsenale missilistico che potesse colpire da Beirut in giù, perché non poteva nominare Israele, per cui diceva da Beirut a sud, e assolda scienziati nazisti. Quando si parla di missili, sia per usi pacifici che per usi militari, si arriva in qualche maniera, si passa sempre da un'isoletta tedesca che è Peenemünde. Da Peenemünde viene fuori il padre del von Braun, che è il padre della corsa allo spazio americana. Vengono fuori questi scienziati, questi ingegneri che Nasser assolda. Insomma, quando gli israeliani iniziano a capire che lui effettivamente si sta costruendo un bel arsenale pericoloso, ovviamente non stanno fermi, e iniziano questa prima, diciamo,
guerra di controspionaggio, e li vanno a prendere uno ad uno e li uccidono uno ad uno. Se pensate, è uno schema che è abbastanza attuale, fino a poco, ma neanche un anno fa. Se fate mente locale, fino appunto a un anno fa, ogni mese circa c'era un qualche scienziato iraniano che o gli esplodeva la macchina o mentre era in viaggio a Parigi veniva ucciso, oppure banalmente scappava dall'Iran, eccetera, perché l'operazione Spada di Damocle poi fu un'operazione, non solo gli israeliani lo fanno ovviamente, sono operazioni che vengono fatte anche da altri paesi, diciamo che in quel caso gli israeliani sono stati i primi, quindi vanno a prenderli veramente uno ad uno, anche per incutere paura nel resto della comunità scientifica ex nazista, di dire non collaborate con i nostri nemici. Succede però che a un certo punto esagerano perché innanzitutto mandano un pacco bomba a una segretaria di uno di questi ingegneri, e questa, che non ci trova assolutamente, una segretaria, un'amministrativa, gli saltano le mani e già lì, insomma. Ma soprattutto in un'operazione muore la figlia di uno di questi ingegneri, e questa era la linea rossa, cioè i civili non dovevano entrare in questo tipo di operazioni, per cui ci fu un grande scandalo, il crollo del governo. Però è interessante perché appunto l'operazione Spada di Damocle fa capire come esista anche una sorta di mercato, che ora abbiamo preso tutti esempi abbastanza negativi, ma nel libro ci sono anche esempi positivi, cioè esiste un mercato dei ricercatori in cui gli stati sono interessati a acquisire in maniera spesso banalmente con incentivi economici, ma non solo. L'Unione Sovietica prese di peso e portò via tanti scienziati di Berlino Est, però esiste un mercato in cui gli stati sono in competizione per avere elementi migliori, e questo è un'altra realtà che spesso non se ne parla della scienza, limitandoci un po' a un discorso che è un po' retorico, quello della fuga dei cervelli, che in realtà non è di per sé un problema, come spesso si dice, ma il problema non è solo la fuga, ma è che non rientra nessuno, quindi è quello il vero problema, non è la fuga in sé, perché in realtà appunto dai tempi, ritorniamo al Barbarossa, è dai tempi del Barbarossa che gli scienziati si muovono e hanno anche il diritto e il dovere di muoversi e fare esperienze con altri gruppi, eccetera. Allora, mi leggo a questo, visto che abbiamo detto, cerchiamo di fare qualche esempio positivo. Partiamo, diciamo, comunque sempre non da una situazione idilliaca, ma arriviamo all'esempio positivo. Diciamo che sempre abbiamo parlato di Seconda Guerra Mondiale, di fine della Seconda Guerra Mondiale, abbiamo parlato di anni 50, dell'Egitto, di Israele. Il tentativo di creare comunque un sistema multilaterale di sicurezza è stato uno dei progetti, diciamo, più ambiziosi del Novecento da parte di gran parte degli stati. In un periodo storico che era caratterizzato dall'esistenza di armi di distruzione di massa e di ideologie di massa che dividevano il mondo fondamentalmente in due sfere, e lo sforzo era commisurato all'obiettivo, diciamo, che era la sopravvivenza. In una certa parte del Novecento era proprio la sopravvivenza della specie umana, e a questo sforzo ha senza dubbio contribuito ovviamente la scienza, sia come strumenti, come scoperte, quindi sia con la sua comunità. Ma se non si può dire che sia fallito, diciamo che è stato messo a dura prova dai fatti che hanno caratterizzato il Novecento. Si parla di, dalla Prima Guerra Mondiale in poi, circa 100, anzi più di 100 conflitti armati nel mondo, quindi in un secolo, e se ci basta, in realtà senza andare a scomodare il Novecento, basta pensare agli ultimi due anni che abbiamo vissuto, prima con l'invasione dell'Ucraina, ora con la guerra a Gaza, la situazione non sembra essere mai stata tanto drammatica, diciamo, come negli ultimi due anni, perlomeno se pensiamo agli ultimi decenni. Però
Arriviamo al però, ci sono dei segnali positivi di cui appunto parli soprattutto negli ultimi capitoli del tuo libro. Su tutti, io direi l'enorme cooperazione scientifica che si è avuta durante la pandemia da Covid-19. In realtà prima hai citato anche, se vuoi, potremmo parlare un attimo anche di quello della Space Diplomacy, naturalmente, che ancora oggi è importantissima, se pensiamo alla collaborazione che ancora c'è su, non in terra, ma tra astronauti e quindi scienziati, per esempio, russi e americani. E quindi, anche se anche in questo caso non mancano alcune considerazioni, diciamo, negative, per esempio, sulle bolle di influenza, la riflessione che fai sulla collaborazione scientifica che sì, c'è stata durante la pandemia, ma che alla fine riporta tutto alle grandi bolle di influenza, al fatto che nelle mani di poche grandi aree, Stati Uniti, Europa, Russia, Cina, ci siano state le grandi scoperte, l'avanzamento sui vaccini, le vendite, eccetera, eccetera. E con l'eccezione di Cuba, di cui ci racconti, però diciamo che adesso arriviamo a magari parlare di quello che la scienza ha fatto nella diplomazia e non soltanto per avanzare. Okay? E quindi ti direi di scegliere magari tra data diplomacy, space diplomacy, quello che preferisci e di farci un esempio che ci rincuori un attimo, Sì. diciamo, rispetto alle storie raccontate finora. No, no, allora di esempi ce ne sono veramente tantissimi. È ovvio che un po' il sangue fa sempre, desta sempre più interesse. Lo scontro è più interessante rispetto a racconti di Lecce, però in realtà ci sono stati anche momenti molto, se si vuole, epici. Ora, io non so se sto per anticipare, ma effettivamente il sistema Trieste è stata una sorta di epopea scientifica, simile, ovviamente con percorsi totalmente diversi, ma simile è stato il CERN di Ginevra, che ha avuto lo scopo preciso di ricostruire una comunità di scienziati, di fisici in realtà, che era stata dilaniata dalla guerra, dilaniata anche personalmente, cioè tanti scienziati si ritrovarono sull'uno e l'altro fronte pur avendo dei rapporti umani intensissimi. E tutti sappiamo che cos'è il CERN e che cosa ci ha portato. Per cui la scienza oggettivamente ha tantissime storie interessanti. Torniamo lì perché giustamente l'attualità è i nostri giorni, vicino a dove in questo momento muoiono centinaia di persone, c'è anche lì un'oasi felice che si chiama Sesami, che è un enorme laboratorio, un sincrotrone, non entriamo nel dettaglio, insomma, un laboratorio molto sofisticato, in cui collaborano. E lì ufficialmente collaborano perché fu una delle clausole, cioè dissero, i promotori dissero, chi vuole usare questa macchina per fare gli studi deve per forza riconoscere ufficialmente gli altri stati che fanno parte di questo laboratorio. E ovviamente quello per tantissimi anni e sostanzialmente tuttora è uno dei pochissimi luoghi in cui formalmente Israele e Palestina si devono parlare, perché altrimenti verrebbero esclusi dall'utilizzare queste apparecchiature. Quindi questo è anche il potere della scienza, cioè dove a pochi chilometri si sta succedendo di tutto di più, viceversa, pur nella costrizione di dire o usi questo meccanismo, questo strumento, oppure sei escluso, ma in ogni caso dialogano e parlano. E spesso gli scienziati si parlano molto bene, anche perché poi le comunità accademiche sono sì globali, ma in realtà sono anche molto piccole, nel senso gli esperti di un determinato settore sono poche decine in tutto il mondo, per ogni settore ovviamente. E quindi si instaurano anche rapporti personali fortissimi. Un altro esempio è i negoziatori scientifici per quando si fece il trattato per bloccare la proliferazione nucleare in Iran. E questa è una storia molto simpatica perché i due negoziatori non si conoscevano personalmente, però
erano stati allievi entrambi di un solo professore che era morto pochi giorni prima dell'inizio dei colloqui, per cui loro non iniziarono subito a parlare tecnicamente per riuscire a capire a che punto era l'Iran, eccetera, ma parlarono per un bel po' di tempo degli aneddoti con questo professore morto, e quindi lì crearono un humus, perché poi anche lì la diplomazia è fatta dagli uomini, non è una macchina, per cui crearono una base di umanità su cui poi costruire. Poi è ovvio che arrivarono, infatti in quel momento arrivarono a una soluzione tecnica, proprio perché si creò questo clima di fiducia, e pur entrambi sapendo che uno doveva bloccare l'altro e l'altro non doveva rivelare troppo, per cui loro le loro carte le giocavano giustamente, però in una maniera, diciamo, un fair play. Quindi di esempi veramente ce ne sono tantissimi. Ritorniamo però al fatto che di per sé la scienza non è né buona né cattiva, ecco. L'ultimo accenno sulla space diplomacy, che è un argomento enorme, immenso. Sì, c'è la Stazione Spaziale Internazionale in cui si coopera, e ci si parla e quant'altro, però c'è anche una fortissima corsa allo spazio e all'uso delle risorse spaziali da parte delle nazioni, con un ruolo che sta assumendo veramente una rilevanza enorme della Cina. Ormai si può dire che la grande competizione nello spazio non è più Russia-Stati Uniti, ma è Stati Uniti-Cina. E questo dice molto di come stanno cambiando gli equilibri a terra. Ecco, la seconda parte del libro è fondata su 5 capitoli che affrontano, secondo me, altrettanti temi dove veramente c'è una stretta interconnessione, no, tra i temi della ricerca scientifica e la necessità di una regolamentazione politica delle questioni. Sono diverse, è stato già accennato, per esempio, a tutta la dimensione dello spazio, no, dove necessariamente gli stati devono collaborare, anche al di là poi di quelle che sono le contrapposizioni geopolitiche sul terreno concreto del nostro pianeta. Ma un tema anche altrettanto importante, anzi lo è sempre di più, è quello del campo delle biotecnologie, no? La ricerca della manipolazione del genoma, l'editing, ma anche il design genomico, no? Quindi addirittura la creazione, no, di nuovi organismi. Quindi la scienza, diciamo, produce delle possibilità, no? Poi spetta alla politica intervenire e regolarle. Però nello stesso capitolo, questo è un tema, vorrei sottoporterne anche un altro, perché tu accenni poi a un problema che si è posto molto concretamente nel periodo recente col Covid, ed è quello anche dei brevetti sulla ricerca scientifica, segnatamente su quella farmaceutica. È un tema che si era proposto già per quanto riguarda la cura dell'AIDS, e tu menzioni il caso dell'India, no? Che da un certo punto di vista è andata oltre le regole, no, del libero mercato, si è messa a produrre dei vaccini contravvenendo a quelle che erano le regole, diciamo, dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, della tutela dei brevetti. A un certo punto poi è stata ricondotta all'ordine, però è un tema che secondo me invece non ha ancora una risposta definitiva, anche diciamo sul piano etico, visto che un problema è sicuramente quello di considerare le ingenti spese di ricerca effettuate dalle società farmaceutiche private, e che quindi vanno in qualche modo sollecitate a proseguire la ricerca, anche remunerando quanto prodotto. Dall'altra parte si pone però anche il problema di rendere questi vaccini disponibili a larghe fette della popolazione mondiale, miliardi di persone che altrimenti ne sarebbero privi. Sì, sì, questo è un altro grandissimo tema della science diplomacy, che è
regolamentazione o comunque come vengono usati i brevetti, che si è posto tra l'altro anche appunto, come giustamente dicevi, durante la pandemia, perché c'è stato tutto un problema di nazionalizzazione dei brevetti. Però è anche un tema interessante, l'esempio dell'India è veramente calzante, e l'esempio che portavi, quello su HIV/AIDS, è ancora più calzante, perché anche lì esiste una contraddizione. A me piacciono molto le contraddizioni, perché ci danno una tridimensionalità alla realtà, più che le grandi storie o quant'altro. La contraddizione era che l'India, ad esempio, sul cocktail di... Voi, vabbè, penso che sia una storia abbastanza conosciuta, ma sapete che da circa metà degli anni 90 si iniziano ad avere dei cocktail di farmaci che in una qualche maniera, e diventano via via sempre più efficaci, riescono a contrastare il proliferare dei HIV e quindi l'insorgenza di AIDS, però in realtà il percorso è molto accidentato. L'India, nel mentre, ha questa legge che sostanzialmente è quella che dice tutte le medicine per le malattie principali si devono trasformare in quelli che in Italia chiamiamo generici, cioè in medicine a basso costo che hanno lo stesso principio attivo, quindi funzionano esattamente come quelle diciamo di marca, ma hanno dei prezzi estremamente più bassi. E diventa talmente brava a fare i cosiddetti generici delle medicine, che tra l'altro buona parte, se qualcuno di voi compra le medicine online, buona parte sono prodotte in India, perché sono molto bravi a farlo, ma soprattutto porta involontariamente avanti la propria ricerca, la ricerca su per contrastare HIV AIDS, nel senso che prima il cocktail di medicina era prodotto da diverse case farmaceutiche, da tante case farmaceutiche diverse, per cui si doveva comprare la tot pillola da X, la tot altra pillola da XY. Tolti i brevetti, non c'era più bisogno di far questo, quindi si cercava di mettere più principi attivi nella stessa pillola, perché questo permetteva di risparmiare, fare economia di scala e quant'altro. E si scopre che in realtà interagendo direttamente si migliorava, per cui diciamo, facendo un'azione di pirateria a tutti gli effetti, perché stava sfruttando dei brevetti in maniera illegale dal punto di vista internazionale, però portò avanti, infatti si ridusse il cocktail innanzitutto, cioè da tante pillole diverse si arrivò a una cifra, ora non so dirvi la cifra esatta, ma insomma si ridussero ulteriormente, ma soprattutto divenne più efficace. Infatti, tra l'altro, da lì poi partì la nuova rivoluzione in questo senso, che ha portato fortunatamente in questi ultimi anni ad avere un cocktail di medicine, o anzi addirittura ora si inizia a parlare di una singola medicina che riesce sostanzialmente a bloccare la malattia. Quindi, tornando al discorso principale, ha fatto bene o no l'India a rubare le idee alle grandi e brutte multinazionali? Boh, da una parte sì, sicuramente, anche perché sono grandi e brutte, ma dall'altra in realtà no, perché ovviamente quello che si chiama in termini tecnici il free riding è a tutti gli effetti un furto, nel senso che le grandi e brutte multinazionali del farmaco in realtà investono milioni e milioni in ricerca, riescono ad avere dei processi che probabilmente in un ambiente pubblico sarebbero molto più lenti, riescono a essere molto più veloci rispetto al pubblico, per cui probabilmente attualmente c'è un ritorno fortissimo a i brevetti, si potrebbe dire di metà Novecento, cioè molto blindati. Sicuramente ci potrebbe essere una via di mezzo, però la via indiana, cioè di dire fa bene all'umanità, per cui ce ne freghiamo della proprietà privata, sicuramente non è la via da fare. È un tema, perché appunto si è capito che sì, è vero che questi stavano commettendo degli illeciti,
ma è anche vero che portavano anche avanti la ricerca, riuscivano anche a portare avanti la ricerca. Dunque, un altro contesto nel quale la collaborazione politica e scientifica tra paesi ormai è evidentemente fondamentale è quello delle politiche di protezione ambientale, che sono per natura transnazionali, anche se in realtà non ce ne siamo accorti proprio subito. Diciamo che tra gli anni 70 e gli anni 90 si è cominciato a lavorare su questo, e sono gli anni 90, gli anni in cui effettivamente la collaborazione si è fatta più esplicita, ma soprattutto formale, con i primi trattati e soprattutto i primi incontri tra paesi. Quindi tu racconti di Rio e non soltanto, però diciamo che ci sono degli ostacoli alla cooperazione internazionale anche nel campo dell'ambiente, e c'è un ostacolo molto grande che è anche la visione differente che hanno gli Stati Uniti e l'Europa su alcuni elementi fondamentali in realtà per le politiche ambientali, e in particolare i principi internazionalmente riconosciuti, che sono quello dello sviluppo sostenibile e quello del principio di precauzione, sul quale non è che non sono d'accordo sui principi, ma sono, diciamo, hanno posizioni molto diverse sulle modalità di applicazione di questi principi. E quindi l'oggetto del conflitto è l'applicazione, soprattutto del principio di precauzione, ma non soltanto. Ci sono in ogni caso diciamo degli elementi, dei fattori che favoriscono la collaborazione internazionale sulle politiche ambientali. Ovviamente il problema del degrado ambientale è un problema di carattere sovranazionale, e quindi questo è il primo fattore che rende possibile e anzi incoraggia, favorisce, rende necessaria la collaborazione. Poi ci sono stati dei grossi cambiamenti che hanno favorito anche questa collaborazione, che è stato l'aumento, il proliferare delle organizzazioni internazionali e dei trattati, e di questo ci parli lungamente, non soltanto l'ONU, ma la FAO, l'UNESCO, naturalmente l'Organizzazione Mondiale di Sanità. L'interdipendenza ovviamente dei governi, una nuova concezione del sistema, dell'ecosistema, anzi, che adesso è visto appunto come globale, e soprattutto io direi arrivo alla politica, che è quella che poi è un po' più il tema di cui mi occupo, il movimento ambientalista, che è ovviamente un movimento globale. Parte con gli anni 90, ce lo racconti, con Rio, ma in realtà abbiamo oggi degli esempi molto recenti di giovani generazioni che si sono iniziate a muovere subito prima dello scoppio della pandemia con i Fridays for Future, e che ora ricominciano a farsi sentire sempre di più, proprio grazie appunto alla riapertura di quest'ultimo paio d'anni. Negli ultimi due punti, cioè l'interdipendenza dei governi, la nuova concezione dell'ecosistema globale basato su delle relazioni che sono ovviamente di interdipendenza, e il fatto che i movimenti ambientalisti siano per definizione globali, anche grazie naturalmente ai nuovi media, all'aiuto e alla possibilità che questi movimenti hanno di interagire tra di loro, pur essendo a decine di migliaia di chilometri di distanza, la scienza ovviamente è un protagonista fondamentale, e il ruolo degli scienziati lo è altrettanto. Tu parli del ruolo degli scienziati e lo articoli, lo scienziato come mediatore, ma lo scienziato anche come iniziatore di nuove politiche. Per cui direi che potremmo almeno accennare a questo, perché credo che sia fondamentale, soprattutto in questi ultimi anni, capire quale ruolo potrebbe avere la scienza e gli scienziati stessi nella politica ambientale. Sì, perché in realtà si inserisce questo in un altro tema caldo, diciamo, che è la cosiddetta cittadinanza scientifica, cioè dobbiamo conoscere la scienza per essere pienamente cittadini, detta molto in nuce. Ma sì, quello è uno schema che in realtà viene da un autore americano che è Pilke. Pilke cerca di appunto schematizzare come gli scienziati possono influenzare la politica, in questo caso più interna, nel senso i parlamenti e quant'altro, e elenca alcune figure. Le due, diciamo, più comuni sono il lobbista
e il mediatore onesto. Il lobbista ora di per sé, quando in italiano la parola lobby e lobbismo negativa, completamente negativa, in realtà questo è un autore americano e in America ha un'accezione più neutra, cioè nel senso, se posso, anche gli studiosi di gruppi di pressione e di lobbying italiani sostengono che dovrebbe essere una vox media, sì, invece in realtà in Italia non lo è. Sì, sì, è il sintomo di qualcuno dietro cerca, in realtà esistono i lobbisti, esistono anche i lobbisti positivi, ad esempio i gruppi ambientalisti e quindi anche chi fa consulenza ad esempio su commissioni parlamentari e quant'altro sono a tutti gli effetti delle lobby, le lobby positive, perché se uno aderisce a quegli ideali, però sono a tutti gli effetti delle lobby, e anche all'interno hanno degli scienziati, perché come riprendiamo il discorso, tanto lì sempre torniamo, il dato scientifico di per sé è neutro, come viene interpretato non è neutro, per cui ci può essere uno scienziato con tutti i crismi che interpreta il dato in una determinata maniera, il che non vuol dire, non sto parlando dei negazionisti o quant'altro, quelli in realtà negano buona parte della metodologia scientifica e dei dati che esistono, no? Però anche all'interno di chi sul clima riconosce che c'è una crisi in atto, ci sono approcci diversi e quindi tentativi. L'altro è il cosiddetto mediatore onesto, che anche lì dovrebbe essere uno scienziato abbastanza ideale, che pone davanti al politico tutte le opzioni possibili, cioè per contrastare il cambiamento climatico si potrebbe, alcuni dicono questo, altri dicono questo, altri dicono quest'altro, e si ferma là, dando tutta la responsabilità, per così dire, al politico. Questo approccio andava tantissimo fino a qualche anno, fino a pre-pandemia, era la cosiddetta evidence-based policy, cioè che quasi tutte le azioni politiche in una qualche maniera dovessero ricondotte a una base scientifica, ma ci fu diciamo consigliera ufficiale, che lei aveva avuto anche una storia abbastanza particolare, però Grosvenor, dell'Unione Europea, cioè l'Unione Europea a un certo punto nomina una scienziata come referente per tutte le questioni. Ovviamente lei non era onnisciente, però se esisteva una questione scientifica ci si rivolgeva a lei, lei si rivolgeva a degli esperti che a loro volta poi riportavano alla Commissione, e lei disse una frase che secondo me è molto simpatica, mi è sempre piaciuta, che diceva, sì è vero l'evidence based policy, e lei era una scienziata, era una biologa mi sembra, però diceva sì è verissimo, più che possiamo usiamo la scienza per fare decisioni politiche, però se dovessimo guardare ai dati in Europa dovremmo legalizzare l'uso dell'LSD e vietare l'equitazione, perché ogni anno muoiono più persone per caduta da cavallo che persone per overdose da LSD, perché i dati scientifici erano questi. E diceva, e quindi qui si capisce come questo approccio all'evidence-based policy in realtà è abbastanza fittizio. È un po' come la storia, scusa, ci puoi ricordare anche l'episodio della guerra in Vietnam che doveva essere... Ah sì, questo è un altro episodio che in realtà, allora, un po' è abbattuta, ma non proprio così successo, ma è successo. Nel senso, e questo si ricollega anche ai discorsi attualissimi sull'intelligenza artificiale, nel senso che si dice, la leggenda narra che la CIA incarica degli scienziati impantanatissimi nel Vietnam, in tutti i sensi, anche fisicamente impantanati nel Vietnam, devono riuscire a capire come uscirne. Quindi la CIA, la CIA a un certo punto nomina un gruppo di scienziati che devono creare un computer che, dandogli tutti i dati, gli dica quando finirà la guerra e chi vincerà. Ripeto, è diventato un po' una leggenda, ma poi un programma del genere fu portato avanti dalla CIA, non con le tempistiche che ora vi dirò, ma fu portato avanti. Quindi iniziano a dare informazioni sul numero di morti, numero di combattenti, quanti maschi, giovani, quindi adatti a andare al fronte, eccetera. E la macchina sta a lavorare tutto il weekend, lo danno il venerdì, fa tutto il weekend, il lunedì arrivano
è la macchina gli riporta che, secondo i suoi calcoli, gli Stati Uniti avevano vinto la guerra, ma 3 anni prima. Quindi avevano già vinto la guerra, e ovviamente questo è una storia. In realtà il Vietnam fu interessante perché fu una delle prime guerre in cui si tentò di fare calcoli predittivi sulla guerra in senso stretto. E il secondo messaggio che porta, perché poi la storia continua, che a questo punto viene creata un'altra commissione di scienziati per cercare di capire perché la macchina ha sbagliato, e gli scienziati dicono perché non si riesce a quantificare un dato che è quello fondamentale, è la motivazione. I soldati americani non erano motivati, i vietnamiti erano motivati, e questo ha sballato tutti i calcoli. Ripeto, non è esattamente andata così, ma c'era un programma di ricerca che cercava di fare predizione sulla guerra in Vietnam. È molto carina come storia. E molti critici dell'intelligenza artificiale riprendono questa storia. Ah sì, ora siete tutti... le macchine risolveranno, ma ricordatevi che nel Vietnam... Ecco, come avrete capito, il libro è pieno veramente di sollecitazioni, di suggestioni interessantissime. Se nessuno ci ferma, noi siamo capaci di andare avanti ancora per 2 ore, ma mi assumo io l'ingrato compito di porre fine a questa chiacchierata, ma non senza toccare un ultimo tema. Siamo a Trieste ed è anche il tema con cui si conclude il libro di Giacomo Destro, ovvero la straordinaria intuizione di Paolo Budinic, a cui è dedicato anche questo incontro, il suo incontro, il suo dialogo con Abdus Salam, e quindi la creazione a Trieste di una importante e variegata realtà scientifica, secondo me con una visione molto importante. Trieste, città da sempre crocevia sull'asse est-ovest, si pone l'impegno e la visione di diventare anche un luogo di dialogo tra nord e sud. Le istituzioni scientifiche che operano oggi a Trieste questo ruolo lo stanno svolgendo, credo, in modo encomiabile, e questo è anche un tema che interroga un po' tutto il mondo occidentale, quello di stabilire un rapporto diverso con i paesi del sud del mondo. Sì, assolutamente, appunto. Anche lì si apre una storia interessante, però è bene che si sappia, soprattutto a Trieste, che la storia della Trieste scientifica, del sistema triestino, di anche come è nato e come è anche riuscito a dare una nuova anima alla città, è oggetto di studio e di tentativi ufficiali di replicazione nel mondo. Cioè, qui siamo dentro un bellissimo esperimento in cui sostanzialmente la scienza ha ridato un'anima a una città che, finito l'impero, finita anche la guerra, stava, e quindi non essendo più un porto economicamente, stiamo parlando degli anni 50-60, economicamente florido, doveva ritrovare una propria anima. E non è solo la scienza, ovviamente, però la scienza, grazie a Abdus Salam ovviamente, ma in realtà dietro a Abdus Salam di nuovo c'era Budinic, che lo invita con la famosa conferenza a Miramare, e quindi la scenografia anche di Miramare, e non solo, ci sono stati i Torrettasso. Insomma, è una storia veramente avvincente, come dicevo prima, è una sorta di epopea quella che ha vissuto e ha visto la nascita di tutte le istituzioni triestine, di scientifiche triestine. E soprattutto è molto interessante perché, appunto, come giustamente dicevi, non solo guardava est come è naturale al mondo balcanico, soprattutto perché siamo geograficamente siamo lì, ma soprattutto ha un interesse per gli scienziati del sud del mondo, che però è un interesse che lì ha fatto scuola il modello triestino. Non è un interesse paternalistico di dire venite, vi si concede un po' della conoscenza più alta scientifica, almeno avete il contentino e noi abbiamo la coscienza a posto. No, sostanzialmente
in un modo molto, io sono toscano, come potete capire, ma molto pratico, molto del nord-est, dire: noi ti diamo gli strumenti, poi te devi gareggiare con le tue gambe, però noi ti vogliamo dare gli strumenti. Il sistema Trieste fa questo verso i paesi che, per questioni economiche o politiche, eccetera, eccetera, non riescono a dargli strumenti per poter gareggiare a pari livello con tutto il resto dei paesi cosiddetti più avanzati in termini economici. E questo è un messaggio veramente forte e bello, ed è in buona parte dovuto appunto a Paolo Budinich, che è una figura che va studiata, anche ha avuto una vita anche molto avventurosa, e tra l'altro ci sono anche aneddoti buffi su Budinich e Andreotti, perché Budinich andava a bussare Andreotti all'inizio gli fece fare un bel po' d'anticamera, ma alla fine è appunto da brava persona del nord-est non mollò, quindi lui stava a fare anticamera, alla fine Andreotti lo riceve e da lì scoppia l'amore per questo progetto del sistema Trieste.